Grazie Presidente. E per segnalare un fatto di inaudita gravità, in quanto la decisione del GIP di Taranto, decisione che è stata presa ieri, di sequestro preventivo dei beni immobili, delle disponibilità finanziarie nonché delle quote societarie del gruppo Riva, ha messo o rischia di mettere in ginocchio un intero comparto industriale nonché mandare per strada migliaia di lavoratori e lavoratrici, in quanto questa misura ha interessato ben 13 società del gruppo Riva, 9 controllate in via diretta tramite l'ILVA, 3 controllate tramite Riva Forni Elettrici e una attraverso la Riva Fire. Il problema è che oggi tutte queste società non hanno più la possibilità di operare attraverso le banche, non hanno più quindi la possibilità di fare alcun tipo di operazione economica e sono costrette a chiudere. Quindi una decisione folle in questo momento sta mettendo a repentaglio la capacità produttiva, commerciale, occupazionale di un settore chiave della nostra industria. Noi chiediamo che il ministro Zanonato e il governo nel suo insieme si interessi immediatamente di questa questione, venga a riferirci in aula quali sono le iniziative affinché queste imprese e questo importante comparto della nostra industria possa riprendere la sua operatività.